oggi faremo una lezione di fiori in ostia. Ve li faccio vedere. Guardate che meraviglia! Non sono bellissimi, sia bianchi che colorati. Iniziamo. La prima cosa che dobbiamo sapere sono quali materiali utilizzare. Quindi partiamo. Un foglio di carta puffer paper, foglio di ostia, alcol alimentare, colla edibile, matita, fili per fiori, wireless, pennello, sfera in polistirolo, piattino di plastica per i colori, forbici, una pinza, un cutter per prendere le forme dei petali o anche un cartoncino, colori in polvere. Partiamo. La prima cosa che dobbiamo fare, naturalmente, sarà ritagliare tutte le forme dei petali. 5 petali per tutte e tre le misure. Eccole qui. Iniziamo a tagliare i nostri petali. 5, 5 e 5. Una volta tagliati i petali, naturalmente li dobbiamo realizzare e farli e trasformarli in petali dei fiori. Quindi taglieremo a metà il petalo. Con un po' di colla alimentare verrà messa sul taglio, sovrapponendo le due parti in questo modo. Basta tenerle un secondo e sono già pronte. Una volta che il petalo è leggermente curvo all'interno per poi creare la rosa, andiamo con l'alcol a dargli un po' di movimento perché il foglio in ostia così rimane rigido. Quindi, con un po' di alcol e un po' di acqua in quantità al 50%, andremo a bagnare i nostri bordi. Pochissimo. Li dobbiamo solo inumidire. Una volta inumiditi i bordi, basta attendere qualche secondo e il nostro petalo comincia a prendere le sue forme, naturalmente un po' più morbide, un po' più arricciate o quello che vogliamo. Io li piego sempre verso l'interno come proprio l'effetto proprio del petalo della rosa. Guardate già come comincia a prendere la sua forma, vedete? Una volta che il petalo si asciuga, ma è una questione di 2 minuti, anche meno, a questo punto possiamo colorarlo. Prendiamo un pennello, un po' di colore. E andiamo a colorare il nostro petalo. Partiamo dal centro e andiamo poi verso l'esterno. Il centro più scuro per dare profondità, mentre più chiaro la parte esterna. Usiamo i colori in polvere perché essendo carta, come vedete, si arricci infatti bagnandola, per questo che viene messo l'alcol. La polvere non va ad alterare le forme dell'ostia e quindi rimane bella rigida e spessa. Allo stesso tempo prende comunque la colorazione. Se lo vogliamo più morbido il petalo, a quel punto lo bagniamo con un po' di acqua e alcol. Questo punto, una volta colorato il nostro petalo, lo andiamo man mano a posizionare.
petali sono pronti. Adesso andiamo a preparare il centro della nostra rosa. Quindi il ferretto verrà inserito nella sfera e da qui iniziamo a montare tutti i petali. Vedrete com'è bella la rosa finita. Eccola qui. Questo è il risultato, una rosa meravigliosa. Se volete vedere come la realizzo, seguitemi.